Bentrovati a Meme Economics, la nostra rubrica che vi racconta attraverso il linguaggio dei meme l'economia, la finanza, l'attualità, la politica, facendo un po' il riassunto della settimana. Dove eravamo rimasti? Facciamo un passo indietro, perché nello scorso fine settimana si è parlato sostanzialmente di un argomento solo, e cioè l'argomento, o meglio il rifiuto, della giornalista Rula Jebreal alla trasmissione Propaganda Live. Questo perché? Perché Propaganda Live aveva invitato la giornalista ha detto sì, grazie, posta una fotografia, insomma, sui social, la trasmissione in cui viene segnalato l'elenco degli ospiti. Tra questi ospiti, Rula Jebreal è effettivamente l'unica donna, oltre alle giornaliste presenti come ospiti fisse, insomma. Guardando un elenco sostanzialmente quasi tutto maschile, Rula Jebreal dice: no grazie, non posso partecipare a una trasmissione dove c'è una discrepanza così, una differenza così netta tra insomma di genere. Rula Jebreal era stata invitata per raccontare un po' quello che sta accadendo tra Israele e Palestina. Lei è una giornalista araba, ma con cittadinanza israeliana, insomma, con origini molto vicine a quell'area. Solamente che, insomma, è arrivato il no, polemiche su polemiche, anche perché i più attenti, diciamo così, hanno anche detto: ma come mai nel 2020 era andata a Piazza Pulita, dove anche in quel caso c'erano più uomini che donne, e chi dice anche che a Sanremo, insomma, ci sia una maggioranza di uomini rispetto alle donne? Noi non lo sappiamo, quindi non la mettiamo come dato certo, ma comunque c'è chi ha scritto anche questa cosa. Anche in questi giorni è stata invitata Rula Jebreal in trasmissioni che in qualche modo hanno affrettato anche a pareggiare in qualche modo la differenza, ecco, di genere, quindi invitare tanti uomini quante donne. Tutto sommato forse si potrebbe riassumere con il meme con cui iniziamo oggi, e cioè forse a Rula Jebreal di andare da quella trasmissione non le interessava, e quindi abbiamo visto questa tartaruga molto curiosa, ed ecco forse Rula Jebreal che così risponde all'invito in studio di Propaganda Live: non ci voglio venire, punto e a capo. Non sappiamo quali siano i dettagli, ma insomma è anche un modo per alleggerire un po' i toni. Andiamo avanti, perché dobbiamo anche parlare ovviamente di finanza e mercati. In particolare oggi si parla tanto di Bitcoin. Oggi, tutta la settimana, si parla sempre di più di Bitcoin, e si parla del crollo che ha generato parecchie perdite, poi lentamente ha ripreso un po' le file, ha recuperato quanto smarrito. Però ecco che vediamo che cosa succede, cioè, ecco, quando compri Bitcoin a $60,000 e poi arriva il 19 maggio 2021, e cioè scende giù del 30% il valore del Bitcoin, e sono in tanti, insomma, ad aver passato momenti complicati, anche qualche nostro ospite che, insomma, non ha avuto neanche tanti problemi a raccontarcelo. Un altro argomento che riguarda i mercati è quello della Fed. Ecco, secondo noi la Fed è l'orso che si nasconde dietro l'albero, perché la Fed ha pubblicato i verbali in cui effettivamente ammette che se nell'estate, insomma, se la ripresa dovesse essere duratura, in estate potrebbe considerare un possibile tapering, cioè l'allentamento delle misure straordinarie, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, questa cosa ha preoccupato, e ti pareva, i mercati, che sono andati giù. A quel punto, diciamo, in serata, i membri del braccio operativo, insomma, del consiglio direttivo, hanno cercato di aggiustare in qualche modo la situazione, dicendo: no, però tutto a posto, insomma, tutto sotto controllo, l'inflazione non ci spaventa, eccetera, eccetera. Per noi però la frittata in qualche modo era stata fatta, e quindi eccola qui la Fed che, dopo averla sparata grossa, si nasconde dietro però un albero che non può in qualche modo nasconderla. Quindi, insomma, è ovvio che da qui a giugno assisteremo a una situazione che riguarda i mercati interessanti, anche se ci sono alcune situazioni che invece ai mercati proprio non gliene può fregare di meno, come dicono in alcune zone dell'Italia. In particolare, come sapete, in Italia si parla di fusioni tra banche. Ecco, negli States è avvenuta questa fusione, Discovery che annuncia la fusione con AT&T. L'idea è di fare concorrenza alle piattaforme streaming esistenti, Netflix in primis, e allora ecco che c'è stata una fiammata per Discovery dei TNT, nel senso che i titoli hanno guadagnato parecchio terreno, ma è durato veramente una fiammata, un paio d'ore, poi sono tornate ritracciando laddove navigavano prima, e quindi i mercati, li vedete, insomma, hanno reagito come questa, io suppongo sia una scimmia o qualcosa del genere, che con il suo bastone al massimo si gratta un po' il fondo schiena, ma insomma della fusione non
Non gli interessa più di tanto, sostanzialmente è andata proprio così. Andando avanti, un altro argomento che riguarda che ci riguarda direttamente, cioè l'Italia, eccoci qua, siamo tutti un po' nei panni di questa, che cos'è, una marmotta, uno scoiattolo, che perdonate l'ignoranza, però qui magari a qualcuno sembra che si stia strozzando, a noi ha dato l'impressione che gli stesse venendo quasi un crepacuore, nel senso che quando leggi finalmente che tutta l'Italia sarà in zona bianca entro il 21 giugno, perché è quello che viene scritto in questi giorni sulle nostre home page, insomma sui giornali, eccetera eccetera, beh insomma ti viene quasi un coccolone, quasi non ci credi che forse siamo vicini tanto così da uscire insomma dall'epidemia, dalla pandemia, e quindi insomma abbiamo voluto legare questa notizia a questo piccolo animale. Rimaniamo sul tema della riapertura e dei vaccini sostanzialmente, che riguarda insomma l'Italia, ma non soltanto. Andiamo pure avanti con il prossimo meme, perché insomma è anche un periodo in cui torna a fare caldo, insomma la variabilità del tempo sta in qualche modo scemando, ed ecco che alcuni titolisti impazziscono, nel senso che vanno a scrivere anche cose di questo tipo: il ritorno del sole farà aumentare le temperature. E allora ci viene in aiuto il nostro amico giornalista africano, che ci ricorda che ogni 60 secondi in Africa passa un minuto, e poi forse era anche opportuno magari scrivere che il ritorno del sole però c'è fino al tramonto, perché poi torna giù e poi torna su al mattino presto. Insomma, qui evidentemente chi ha messo il titolo si è trovato un po' in difficoltà e ha preferito diciamo andare sul sicuro. Dovrebbe essercene un'altra di sì, esatto, abbiamo anche questo meme, perché è vero che tutto sta riaprendo, ma una vecchia annunciatrice della RAI, insomma, quando ancora internet non c'era, era un'altra epoca, anni 90, ecco, ci siamo immaginati che ci potesse dire questo, perché alla fine la verità, con il nuovo decreto, da oggi potrete finalmente rientrare alle 23, col coprifuoco, come sapete, è cambiato, cosa che però non accadrà mai, non avendo coltivato in alcun modo i rapporti nell'ultimo anno e mezzo. Cioè, se stai a casa per un anno e mezzo, esci e tipo con chi ti vedi, che insomma ha interrotto ogni tipo di rapporto. Questo è un meme che abbiamo raccolto dal web, che ci ha strappato un sorriso. Ma guardiamo anche altrove, guardiamo anche altri argomenti, cioè la politica. Ecco, Mattarella ha detto: sono vecchio, tra 8 mesi andrò a riposare, ed ecco che subito è scattata la candidatura per il nuovo presidente della Repubblica. In particolare Matteo Salvini ha fatto un endorsement nei confronti di Mario Draghi, vorrebbe vedere Draghi presidente della Repubblica. Ecco, e siccome Salvini, da quando è in maggioranza, comunque è il più turbolento e si lamenta perché non abbiamo riaperto subito, e si lamenta per anche la questione dei migranti che sta tornando d'attualità e non, l'Italia non se ne occupa, ecco, vedere Salvini che quasi insomma sposa la causa di Draghi come presidente della Repubblica, ecco, ci siamo messi nei panni di Draghi, potrebbe avere questa espressione di questa foca che ha un strabuzza agli occhi, come dire, che cosa sta succedendo, come se non fosse neanche la mamma quella che lo sta coccolando in questo preciso istante. Dicevo, altri argomenti, abbiamo visto un po' di politica attraverso questo meme anche abbastanza divertente e leggero, ce n'è un altro che ci riporta, se non ricordo male, alla questione calcio. Eccolo qui, la Juve ha vinto la Coppa Italia 2-1 contro l'Atalanta, era la squadra non favorita, la squadra bianconera, perché l'Atalanta gioca davvero bene. Beh, invece ha vinto la Juve, e noi ci siamo messi nei panni di Andrea Pirlo, che è tanto così criticato dai tifosi della Juve, dai tifosi del Milan, dai tifosi di tutta Italia, perché comunque la Juve è la squadra più tifata ma anche la più odiata. Alla fine ha vinto 2 trofei, la Supercoppa e la Coppa Italia. Ecco, forse potremmo dover iniziare a rivalutarlo. E allora, siccome qui c'è Bruce Campbell nell'Armata delle Tenebre, in una scena epica del film, ci siamo immaginati Pirlo che appunto mette le due dita sull'orecchio e, come dire, fatemi sentire adesso cosa avete da dire, ora che comunque ho vinto 2 trofei. E ad esempio Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ne ha vinto uno solo, lo scudetto, è vero, ma comunque è pur sempre 2-1.
Chiudiamo questa rassegna di meme con l'ultimo, che forse è un po' audace, ma ci piace pensarla così, insomma, il salvataggio del volontario, insomma, della Croce Rossa della Spagna, insomma, della protezione civile spagnola, e che ha tratto in salvo questo neonato dall'acqua, insomma, dal mare, durante una traversata da parte dei migranti che rischiava di andare a fondo. Beh, insomma, ci piace pensare che il salvatore di questo bimbo rappresenti un po' il vaccino che lentamente, come detto, sta riaprendo un po' tutto quanto, le attività, e non soltanto. Forse è esagerato definire l'umanità, mettere l'umanità nei panni del bimbo che, insomma, è stato tratto in salvo a, credo, 6 mesi, forse nemmeno, e che adesso sta bene dall'acqua fredda spesso e che inghiotte corpi e barche, come ha fatto più volte, insomma, il Covid-19 nei confronti delle vite umane. Chiudiamo così. Noi speriamo di avervi divertito in qualche modo, di avervi strappato un sorriso. Avrete notato che abbiamo usato molte foto di animali, e non è un caso, perché alcune delle foto che avete visto sono le foto finaliste del 2020 per il trofeo che si chiama, per il premio che si chiama Comedy Wildlife Photography Awards. Sto leggendo perché non me lo sarei mai ricordato a memoria. Un concorso fotografico mondiale istituito con l'obiettivo di promuovere la conservazione della fauna selvatica attraverso l'uso di foto positive e umoristiche. Ringraziamo anche gli amici di TML che, grazie ai quali, insomma, abbiamo scoperto l'esistenza di questo premio. Come detto, speriamo di avervi strappato un sorriso. L'appuntamento è per la prossima puntata di Meme Economics.